Bentornato Gudi e bentornata. Continuiamo a vedere le funzioni presenti nel menu che nasce dal pulsante Start, in questo caso la funzione Cerca. Cos'è? È una funzione che ti consente di eseguire ricerche di file, programmi, cartelle, immagini, video e quant'altro all'interno del tuo computer o sul web o, se possiedi, anche all'interno del disco rigido virtuale messo a disposizione della Microsoft e chiamato OneDrive. Come accedi? Ci sono diversi modi per raggiungere il campo di ricerca per poterla eseguire. Il più rapido forse è raggiungibile proprio tramite il pulsante Start in Windows 8.1. Sarà sufficiente cliccare con il pulsante destro del mouse e aprire il menu che si presenta. In esso troverai il pulsante Cerca. Cliccaci pure sopra. Comparirà una colonna laterale nella quale troverai il campo per eseguire le ricerche. Utilizzando la tastiera puoi anche premere genericamente il tasto con il logo Windows insieme al tasto S per Search. La ricerca in questo caso sarà effettuata sia internamente al PC che sul web, ovviamente tramite una connessione internet. Se vuoi cercare un file solo all'interno del computer oppure nel disco virtuale OneDrive, potrai anche premere semplicemente il tasto con il logo Windows insieme al tasto F. Infine, se la ricerca sarà diretta solo verso la sezione delle impostazioni del sistema operativo, premi pure il tasto con il logo Windows sempre e il tasto W. Altra possibilità per accedere è posizionarti nel menu Start. In alto troverai un'icona corrispondente a una lente di ingrandimento e cliccandoci sopra otterrai l'apertura del campo per le ricerche. Ultima possibilità che ti indico è avviare la Chunks Bar per poi cliccare anche qui sull'icona della lente di ingrandimento con la scritta Ricerca. Come eseguirai le ricerche? Una volta avuto accesso al modulo per le ricerche, immetti naturalmente il termine da ricercare. Già mentre digiti, vedrai popolare un elenco di risultati o suggerimenti più o meno attinenti alla tua ricerca. Quando nell'elenco che compare trovi ciò che cerchi, puoi semplicemente cliccarci sopra e se un file o un programma conosciuto si aprirà immediatamente. Se non dovesse comparire, al termine della digitazione allora potrai cliccare sull'icona lente di ingrandimento o premere il tasto invio sulla tastiera e così si avvierà una ricerca. Scorri tutti i risultati ottenuti, individuando quello che più o meno è compatibile con le tue necessità di ricerca. In estrema ipotesi potresti anche non essere soddisfatto, non essere soddisfatta e quindi dovrai raffinare i termini di ricerca. Nota: puoi decidere anche dove eseguire la ricerca, come già accennato in precedenza. Otterrai almeno tre possibilità, ovunque, nelle impostazioni o se cerchi dei file o programmi. Nel primo caso eseguirai la ricerca sia nel computer che tramite il motore di ricerca della Microsoft Bing, anche sul web, tramite la connessione di internet. Questo potrà quindi comportare anche dei tempi lunghi e in aggiunta dei costi se hai una connessione internet a consumo. Nel secondo caso opterai solo se vuoi individuare una sezione specifica delle impostazioni del sistema operativo del computer per eventuali successivi controlli oppure modifiche. Infine la più classica delle ricerche è la terza, dove puoi scovare qualche file all'interno del computer o nel tuo spazio virtuale OneDrive. Ovviamente se la ricerca prevede una connessione dovrai fornire questa connessione ad internet al PC. Inoltre, anche il motore di ricerca Bing dovrà essere abilitato. Per eseguire ciò ti rimando alla sezione Modifiche Impostazioni PC, nello specifico alla lezione 149 e successivo video tutorial, dove accenno appunto alla sezione Ricerca e Application, nella quale trovi le impostazioni che ti consentono di personalizzare le ricerche che dovrai effettuare. Ti ricordo, potrai cancellare, rimuovere la cronologia delle ricerche, attivare o meno il motore
della Microsoft Bing e impostare alcuni parametri relativi ad una ricerca attinente anche magari alla tua posizione tramite geolocalizzazione. Ancora, potrai decidere se escludere o meno dalla ricerca risultati per adulti o sul tipo di connessione a consumo oppure se è flat. Eccoci Google come sempre nella parte pratica. Allora, come avviare il campo di ricerca? Usando il mouse, la metodologia più rapida è andare sul pulsante Start, cliccare con il pulsante destro del mouse e individuare il pulsante Cerca. Cliccaci sopra e in questa zona si aprirà il campo ricerca. Altra possibilità, accedere al menu Start. Trovi in alto a destra un'icona con la lente di ingrandimento, cliccaci sopra e potrai accedere alla sezione per le ricerche. Altra possibilità, avviare la Chance Bar. La prima icona è appunto quella per eseguire le ricerche. Altra possibilità ancora è utilizzare la tastiera. Simuliamo con una tastiera virtuale la pressione dei tasti. In primo luogo, tramite il tasto con il marchio della Microsoft più S, si aprirà appunto la sezione dove potrai eseguire le ricerche ovunque. Oppure tramite lo stesso tasto della Microsoft e il tasto F ricercherai file e programma. Infine, tramite il logo Microsoft e W eseguirai una ricerca all'interno delle impostazioni. Chiudiamo la tastiera e torniamo alle ricerche. Come detto, le possibili selezioni sono ovunque nella zona delle impostazioni del sistema operativo oppure se cerchi dei file. Partiamo dalla opzione file. Quando tu inizi a scrivere una parola, già iniziano a comparire dei suggerimenti o dei file che potrebbero o no essere attinenti. Qualora scorrendo i risultati ne trovassi uno di tuo interesse, sarà sufficiente cliccarci sopra. Oppure, se non lo trovi, avvia una ricerca individuando magari i risultati in maniera più completa. Anche qui potrai scegliere eventualmente ciò che ti interessa. Torniamo alla nostra ricerca. Se devi eseguire all'interno delle impostazioni del sistema operativo, sarà sufficiente selezionare il pulsante Impostazioni ed eseguire la ricerca. In questo caso, come vedi, la parola Word è contenuta in alcune sezioni per le impostazioni del sistema operativo, in questo caso per la gestione delle password. Se fosse questo il tuo intento, sarà sufficiente cliccarci sopra e gestire il parametro che devi modificare, come in questo caso le credenziali per accedere a Windows. Torniamo alla ricerca, infine possiamo avviare la ricerca in ovunque, ossia anche qualora ci fosse una connessione ad internet tramite il motore di ricerca. In questo caso però, per avere la completezza delle ricerche eseguite in qualunque posizione o del computer o del web, dovrai abilitare, se già non è abilitato, il motore di ricerca Bing. Come visto, abbiamo la Chance Bar nella zona Modifiche Impostazioni PC, recati nella sezione Ricerca e Applicazioni e qui ti ricordo puoi cancellare la cronologia delle tue ricerche, abilitare, attivare in questo caso il motore Bing per le ricerche online e selezionare eventualmente anche una ricerca relativa alla posizione dove ti trovi se vuoi eseguire ad esempio una ricerca durante un viaggio per un qualsiasi punto servizio, un ristorante o un'attività commerciale più generica. Potrai anche includere o escludere all'interno della ricerca soltanto materiale dedicato agli adulti o completamente libero, oppure se hai una connessione al consumo anche disattivarla qualora usufruissi appunto di tale connessione. Bene, nella prossima lezione ancora in questa sezione del pulsante Start. Ora un forte saluto, ciao a presto da Carlo e alla prossima!